even get to cause. Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati con questo nuovo test map. Oggi sono qui per presentarvi la Fantasy Reloaded. Dal nome uno dice bah, l'avrà fatta chissà chi, o comunque male, la mappa non è, diciamo, che sia chissà che cosa. Invece no, perché devo dire che comunque la mappa è molto bella, delle belle texture, ambientata anche molto bene. Abbiamo un concentrato di case, tutto ciò che ci serve al centro della mappa, e poi tutto intorno abbiamo campi, tranne un punto di scarico, di vendita, diciamo, dislocato in alto a destra. Non ci sono le pecore, diciamo, non si comprano, e il BGA è tutto recintato, quindi sostanzialmente inutilizzabile. Sebbene però se ci avviciniamo alla vasca ci dà un 62%, però c'è qualche errorino da sistemare, quindi insomma diciamo andrebbe un po' rivisitata. Comunque intanto abbiamo questa. Qui abbiamo galline e mucche vicine praticamente, come appunto potete vedere. E niente, partiamo subito. Questo è il primo trattorino. Come vedete ci hanno fatto delle belle buche, diciamo, proprio qui vicino alla mangiatoia, giusto per andare bene a scaricare, che comunque sono sono molto belle, anche per, diciamo, per entrare, diciamo, vedete anche qui dentro, frag su in buca, via dentro, apri fabbrica, tasto O si apre, tasto O si richiude, solito map door trigger. E serve anche una mod per acquistare i terreni, per acquistare appunto i luoghi, però io non l'ho inserita, quindi vabbè, non ce l'ho, quindi potrebbe essere per quello che magari il BGA è preso così, perché va comprato eccetera eccetera. Comunque io ve la faccio vedere cos'ha e dopo fai quello che vuoi, come sempre. E niente, abbiamo altri mezzi, altre cose, appunto, vabbè, una trebbia, tre seminatrici, un peso. Dopo qua ho visto due o tre vasche per il biogas, ho portato un trattore, abbiamo scarico di patate e barbabietole da quell'altra parte, abbiamo poi i silos, diciamo, normali di casa. Per qua dovremmo avere, questo dovrebbe essere sì, sempre magazzino, vedete c'è anche tipo stalla, così. Dopo c'è la cosa del gasolio dentro qua, vedete compare anche il simbolo. Qui abbiamo una rampa di lancio, panda in mezzo età segna. E sì, insomma, devo dire che questa è un po' la zona, diciamo, di casa. Abbiamo poi i nostri silos, qua abbiamo altri punti. Ecco qui un errorino sistemabile, però Mari è dove c'è il simbolo per acquistare Mari la zona, quindi non sono sicuro, prendete un po' con le pinze, perché siccome manca una mod non vorrei mai che qualcosa fosse messo in tal modo per, capito, per poter poi essere utilizzata. Qui abbiamo liquid manure, c'è la forest mode, basta buttare l'occhio, c'è il biogas a quello della forest mode. Qui abbiamo sostanzialmente lo scarico e quindi deposito di tutti i silos in casa, vedete dopo ci sono i vari comparti dove appunto viene riversato tutto il materiale. Qui vabbè, questo trappeto qua solito, ormai che viene la nausea quando si vede sto posto, sostanzialmente il negozio agricolo. Abbiamo anche il camion del latte che si ferma, diciamo, qui subito, e qui abbiamo il punto di scarico sempre dal negozio agricolo, quindi ormai lo conosci meglio delle vostre tasche. Ci spostiamo un pochettino, se volete zoom un po' vi faccio capire occhio e croce dove siamo. Patate e barbabietole, vendita però stavolta,
sul treno, devo dire che è anche fatta bene, ambientata bene, vendita di erba e paglia qui sulla destra, e qui vendita, penso, frumento, orzo, insomma, dega famiglia là, insomma, a vedere. Poi qui più avanti, attraversando la strada, c'è macchina, abbiamo appunto che ritorniamo praticamente in casa, quindi siamo veramente veramente vicini, basta vedere anche dalla mappa dove ci sono le mucche, sapete che è più o meno al centro, quindi è comodissimo per chi magari non vuole star lì a perdere tempo, tanto tempo a girare, gironzolare, eccetera eccetera, a tutto vicino, e poi a campi veramente veramente grandi, anche ben modellati, devo dire, sono anche modellati abbastanza bene, nel senso abbastanza bene e un po' più di bene, ecco. Insomma, guardè, e quindi dopo uno magari va in giro, lo prende, porta a casa le cose, quindi insomma vedete strade in salita, su e giù, campi da acquistare, anche le texture del terreno sono molto belle. Adesso sto percorrendo un po', diciamo, la laterale, ci hanno piazzato una casetta, la così, cioè, vedete, comunque i campi sono belli, abbiamo dei tombini, chiamiamoli così, di pozzi, dove dovrebbe esserci praticamente il coso dell'acqua, no? Dove dovremmo pescare le valvole per l'irrigazione. Le hanno messe così, però oggi potrei via e mi spacca la bara. Fortuna che gli ha messo il pallettino rosso, almeno se vedi poteva mettere anche una bandierina, ma vabbè. Sì, una cosa ho notato, che penso si noti, adesso vediamo, vedo un attimo, no, niente, con il Fendet correndo su queste strade la velocità si riduceva a 30, appena andavo fuori sul campo riaumentava, tornava a 45, 50 o quella che è, quindi boh, non so se sia l'asfalto, sia mi ha messo un massacatrame, insomma statize, mi guido, non sta a buttare nella seccia, fa roba fatta bene, corru, sulla seccia catrame, va bene. Qui l'avevamo già visto già prima, non c'è tanto da dire, non ci sono le pecore, vi ho già detto, e che dovrebbero essere segnate in questo posto, ma si è estinte, Ebola ha colpito, quindi purtroppo caputa anche le pievole. Niente, qui abbiamo le stradine, diciamo, intramezzo i campi, ecco, e poi comunque abbiamo dei bei, delle belle fangate di strada. Sarà vendita ai maiali, cioè Dovelux, cosette varie, ecco, store e fatalità Fendet e Class, chissà perché, vabbè, non dico altro. Qui era per, sostanzialmente per fare vedere le texture per terra, texture del mais, che comunque sono niente male, ed ecco qua l'ultimo mezzo, diciamo, per farvi vedere un po', sì, questa zona, e vi parlavo del punto, della zona di scarico, di vendita, e tramite segheria, piccola zona per piantare o comunque buttare giù i tronchi degli alberi, deposito, solide manure, sì, insomma un po' di riguardante appunto la Forest Mode che c'è. So che è uscita, a proposito di Forest Mode, è uscito l'aggiornamento della Forest, mi sembra, dovrebbero aver fissato qualche problemino, non so, vedo se fa la presentazione, penso di no, però anche perché ormai siamo gli sgoccioli, ragazzi, siamo gli sgoccioli, manca veramente poco. Comunque vedete che va a 24, io adesso sono a manetta, lui sta andando a 24, 27, 30, non so se sia magari il Fender, tipo magari di gomme, di gomme con l'asfalto, con magari sì, e sente del piccatran. Comunque vedete, sono a tutta manetta, sono a 26,
giro dentro il campo, appena si liberano le gomme via subito un 40-45, quello che è. Non so, ve lo dico. Comunque vedete la modellazione del terreno, vedete dove va in giù, su, salite, discese. È veramente bella, per me è bella. Bella mappa, merita, multiplayer e anche comoda, diciamo. È comoda, sì, diciamo, è come appunto concentrazione di tutti, diciamo, tutte queste cose qua all'inizio. Non so se vi ho fatto vedere appunto il fango che vicino al capannone ci va abbastanza sotto, e basta. Per il resto più o meno ho fatto vedere tutto, e vedete anche la rattura un po' così, diversa dal solito, diversa anche dalle mie texture, ma va bene. Vedete anche qua c'è sta micro rampetta, non vorrei mai, forse per l'acquisto, ma mancando la mod, diciamo, appunto non si può completare l'utilizzo della mappa. Ecco qua che vi facevo vedere del fango che va su e giù. E niente, direi che anche per questo test map è tutto. Vi lascio il link originale in descrizione. E guarda qua, prima ho fatto l'ebete, si è cascato tutta legna, va bene, dopo sistemiamo. E compressore de Tony, postazione de Tony, saldatrice, tutto quello che serve per riparare i mezzi, i nostri casini. Bene, mi raccomando, commentate, lasciate un like se il video vi è piaciuto. Se non siete iscritti, iscrivetevi per rimanere aggiornati su come andrà a finire, diciamo, questo gioco e come inizierà, diciamo, il nuovo gioco Farming Simulator 2015. Bene, ciao a tutti e alla prossima. Ciao ciao.